inspired by real events. There is only one who can truly be called a hero. Are you ready? No one knows the secret. Hai vita, un pesce. Guardate che belle triglie che ci sono. Guardate che colori. Brava Lisa. Abbiamo visto anche una mangiata sulla Canada Beach, vediamo se riusciamo ad inquadrare la cima. Adesso passo la telecamera a Francesco. Che abbiamo tagliato, sostituiamo l'amo, mettiamo un amo Jurassic serie J08, è un amo eccezionale, leggerissimo, con un microchiello, quindi anche facile da sostituire in velocità, anche in notte. In questo caso eseguiamo un semplice nodo di quelli che si esegue anche sulle girelle. Abbiamo 4 spire a salire e 3 spire a scendere. Ed infine ripassiamo nell'occhiello che si è creato e stringiamo. Pronto, si è agganciato un bel pesce. Fuori, un altro pagro,
adesso sono cominciati ad uscire con una certa intensità. Non sono pesci grandissimi, però essendo una pescata di giorno non ci possiamo lamentare. Grande! Grazie. Sulla Maver. Sulla Maver, vedi? È anche una canna fortunata. Sì. Ed ecco arrivare la coppia del surf. Peppe Contarino e Miriam. Contando di bignè alla crema. No, già no, li volevamo. No, sono detto alle 5 del pomeriggio. Che si è ripreso, signor Contarino? Io sono stanchissimo. Sì? Ancora? Sì, sì, vabbè, vabbè. Due giorni ci vuole. E la dolcezza lì, scusi, si è ripresa la dolcezza lì? Ah, va bene. E beh. Eccoci qua con Pippo che ci presenta una versione particolare. Allora, questo è il regalo di San Valentino per il mio, la mia dolce metà. Un centenario, giustamente, montata color donna. Color donna. Bene, bene, bellissimo. Ora la proviamo e sono sicuro che noi pescheremo, sicuro, 100%. Ah, ecco, allora quello è praticamente il battesimo della canna. Il battesimo, la battezziamo. Perfetto, allora vedremo dopo. Mondando di dedica. Vedete, mangiamo le spalle. Oh, sai. È arrivato il numero uno del surf italiano. Numero uno. Notare le occhiaie. Lontanissimo, meno uno. Meno uno. La numero uno del surf. Prima o poi. Con le esche tipiche per pescare da lì, terme, qui, notare. Vediamo cosa mangia. A base sono ripiene di gambero. No. Allora vediamo se il tunisino abbocca all'esca. Allora, ecco, ecco che l'atleta della Tunisia si avvicina all'esca. Preda, preda, preda. Miriam 1, Peppe 0. Andiamo avanti, proviamo in un'altra zona del campo gara, ci avviciniamo in una zona molto difficile. Vediamo se abbocca, qui, preda qui francese. C'è il rischio di fare una coppiola. Coppiola, coppiola. Qui ci vuole un'esca di altissimo livello, ecco che Miriam in ground si avvicina. Si avvicina, intercetta la preda. Allettante. All'attacco basso, all'attacco basso, una preda. Grazie. Una preda nel bracciolo alto. Seconda preda zatterino. Miriam coppiola, Peppe cappotto. Cappotto. Adesso andiamo in una zona molto difficile. Ecco il nostro presidente che effettua il catch and release per forza, per forza, per forza, per forza. Notare, notare il presidente. Non ci possiamo credere. E lo libera. E lo libera, grande presidente. Vediamo se, vediamo se abbocca. Vediamo se abbocca. Abbocca. No. Vediamo. No. 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 A vuoto, a vuoto. Niente, allora proviamo con un'altra preda, con un'altra preda. Qui ce n'è una lunga, una lunga. Un'altra, un'altra. Una lunga, vado, vediamo, vediamo. Una preda di circa 2 metri. No, 1,88. Alla mandorla! E via, alla mao, alla mao. Alla mao col gambero, alla mandorla. La morena. Ma così spacchi la canna. Oh, spacchi la canna! Si spacca! Gaetano, dopo un lungo combattimento,
Secondo me ha agganciato una serpe di mare. Una zetta. Ecco che arriva. Grande presidente. Guardate il grande presidente. La murena. Presidente, ma con che canna ha preso questa murena? Una canna da 200 grammi, una ripartita? Assolutamente no. Cosa abbiamo? Una canna da? Io solitamente piace pescare a roba grossa con le canne da beach. Allora, signor... C'è più emozione. Io propongo un applauso al presidente! Grande presidente! Ho preso pure una spigola da 7,7 con la beach. Cioè, avete sentito? Una spigola da 7,7 con la canna da beach. Il nostro mitico presidente. Quindi figure. E per giunta volevo pescare pure quello delle pieghe che vanno a fare. Presidente, ma come si inflammano questi pesci? Questi pesci, guarda, vediamo. Un casino. Mordono? Così. Guardate che denti! Cosa c'è lì dentro? Vediamo le segreti esche. Del presidente! Le esche segrete del presidente! Dipende che poi ci facciamo l'elenco! Let me dream of you.